sono delle esigenze che riguardano i giocatori, ma questa è una situazione perfetta anche per l'allenatore, per vedere questa squadra, chiamiamola così, allargata, e quelli che potrebbero essere utili quando, quando si farà veramente sul serio. Vediamo che avversario sarà questo Giappone. Di solito si corre quando si parla di Giappone, quindi probabilmente anche noi saremo costretti a fare altrettanto. Intanto a dirigere l'incontro una terna tutta equadoregna, tutta la femminile, dirige le operazioni signora Susana Correia, battuta di Nico Takahashi con il mancino, va lui con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Poteva fare anche meglio secondo me questo terzino, da lì si può, con questa deviazione eravamo in inferiorità. Shogai punta Asa, lo supera Shogai all'interno dell'area di rigore, il tocco all'indietro subito attaccato da Sato. Tonghia, posizione dubbia, salta a vuoto Goto, arriva sul pallone Tonghia all'indietro, Fini, il tocco per Asa, si sposta sul destro, Asa calcia e poi ancora Fini, l'Italia in vantaggio al decimo minuto, il sinistro vincente di Seydou Fini, il più giovane in campo, classe 2006, firma l'1-0. Non c'erano dubbi, loro giocano molto alti come dicevamo prima. Qua rivediamo l'azione di Bianco che lancia in profondità e naturalmente è una difesa, non c'è il VAR, subire. Esatto, anche questo dobbiamo mettere, non preciso il portiere in uscita per spingere bene di testa, no, ha calcolato male il rimbalzo. Poi naturalmente l'azione va avanti, c'è il primo tiro e poi Fini ribadisce in porta con il suo sinistro. Qui fortunata l'Italia con la deviazione che regala il pallone a Fini. Calcia ai calci di rigore. L'organizzazione ha deciso che con i supplementari il campo si rovinava e quindi almeno evitiamo i supplementari. Fuorigioco bene, poi però torna su Yasuda, gli ruba il pallone. Ancora in profondità per Fini. Calcio di rigore. Entrato in ritardo Goto, la velocità impressionante di Seydou Fini. Devo dire, il portiere, insomma, è già la seconda volta, già sul gol aveva sbagliato e anche qua mi sembra nettamente in ritardo, non sceglie bene il tempo e non è neanche veloce nella sua uscita. Il fallo netto, c'è grande responsabilità però anche da parte del numero 4, che si lascia superare da Fini. 2 contro San Marino e Lettonia. Parte Fabian, spiazzato Goto. L'Italia va sul 2-0 al 22esimo minuto del primo tempo. Meritato, se vogliamo, senza fare grandi cose fino adesso sotto l'aspetto del gioco, però abbiamo capito immediatamente come colpire questa nazionale e insomma lo stiamo ripetendo più volte. Io, se permetti, il nostro Baldo Righetti lo manderei lì a fare la fase difensiva di questo Giappone. Insomma, con Takahashi scende bene a sinistra, il pallone dentro per Shogai. Molto e qui bravo. C'è la traversa clamorosa di Ishii. A porta praticamente vuota, si era già sdraiato Rinaldi. Ma devo il dire, Giappone ha sprecato una clamorosa occasione. Devo dire, una gran bella azione questa. Una gran bella azione, poi esce una volta davanti al nostro Rinaldi, mette sulla traversa sbagliando uno dei gol più facili, insomma non è mai semplice. Forse è rimbalzato ancora con questa linea un po' alta e quindi noi possiamo ricominciare volendo a inventare. Fabian anticipato in maniera pulita. Ishii prova la conclusione. Sicuro Rinaldi in presa, ma sta crescendo il Giappone perché sta sbagliando troppo l'Italia. Continuano a recuperare palla, i nostri giocatori vanno serviti in maniera diversa. L'Irlanda 2 sulla Norvegia, ma le nostre prossime avversarie hanno una partita in meno. Fini a piazza col sinistro, anche lui lo strozza troppo, non la bene, mette sul fondo, sì. Sprecato il 3-0. Non so se era volontà chiuderla sul primo palo, mi sembra di sì. Tarella gliela possiamo dare.
Pirognolo si prepara il cross basso in ritardo. Raimondo, il solito Sato, cambia tutto a sinistra per l'inserimento di Yukutomo. Riesce comunque ad arrivare sul pallone. Bravo. Attenzione Shogai, l'uscita di Rinaldi, questa volta però il pallone termina in rete, accorcia le distanze il Giappone proprio sul finire del primo tempo. Se vogliamo, anche meritato questo gol da parte del Giappone. Noi abbiamo fatto cose buone, ma altrettanto loro. Qua movimento splendido. Se lo perde completamente Bertola. Anche dalle mura, insomma. Non... Poi c'è il rimpallo favorevole, perché Rinaldi è riuscito ad intervenire con il corpo. Il pallone però va a sbattere proprio sul piede destro di Shogai. Chiedo scusa, era Bertola. Chiamo schiamata Kashi. Morbido in mezzo, non esce Rinaldi e rischia con Dalle Mura che mette in calcio d'angolo. Finisce qui il primo tempo, Italia avanti 2-1, un'ottima Italia per 35 minuti, poi abbiamo abbassato un po' il ritmo, abbiamo regalato troppo spazio agli avversari e siamo stati puniti. Sì, avevamo trovato la chiave della gara con questo pallone lungo e poi ci siamo rovinati un po' da soli, ci siamo complicati, no? Rovinati ma complicati sì, la gara commettendo troppi errori, giocando con un po' di sufficienza e complimenti però a questa squadra giapponese, insomma, che continua a credere, ha fatto vedere delle buone cose. Non in programma la delicatissima trasferta contro la Norvegia, poi l'impegno casalingo con San Marino e si chiude ad ottobre con l'Under 21, un'annunziata che lo preferisce stabilmente a Kayode, che sicuramente ha più spinta e ha più fisico, però in fase di copertura Zanotti dà l'impressione di che gioca a tre, ti alzi un po', fai il quinto, insomma ti dedichi molto più a spingere forse che a difendere, insomma va bene, questa è la nostra carriera, questo è il nostro sport. Ci ha provato intanto Turicchia, mancino potente ma non precisa, lo scambio con Takashi prova a sinistro come Turicchia, dalla la potenza c'è distanza. Raimondo, Fini, pallone di ritorno ancora per il nostro numero 9 che entra in area di rigore, ancora Raimondo e sono 3 alla 59esimo, timbra il cartellino anche Antonio Raimondo. Due passaggi sono bastati, è stato bravo Raimondo sul primo colpo di testa naturalmente a servire il compagno, bravissimo ad andare ad attaccare immediatamente la profondità. E poi forse, se vogliamo, ancora più bravo, perché poi bisogna farlo gol, non è facile, freddo, guarda il portiere in uscita, forse anche tunnel, vediamo, forse qua si vede meglio. Sì, quindi ancora più bravo. Mancino preciso per il 3-1 Italia. Cambi del Giappone. Zanotti perde il primo pallone, non il secondo. Infatti la fa sua. Asa, qui rischia Andur, perde palla sull'attacco di Sato. Sato al limite dell'area. Appoggia il pallone per Shogai che incrocia con il destro. Ed è di nuovo più uno Italia per la doppietta di Kento Shogai. Altro errore. Sarabia Rinaldi, però abbiamo commesso un altro errore in uscita. Troppa sufficienza da parte di Indur. Sì, loro attaccano in continuazione e poi devo dire bravo Shogai a far passare, a far scorrere il pallone, quindi a mettere fuori causa il nostro difensore e poi incrociare alla destra di Rinaldi che non può fare assolutamente nulla. Aspettato dalle mura, tagliato fuori però dal movimento di Shogai. Porta profitto. Porta guadagno. Tacca ora Omma, mette dentro questo pallone. Bella. Forse ci aspettavamo qualcosa ancora di più in questo secondo tempo, però insomma la sua gara, la sua partita l'ha fatta contro il Palermo. Ed è proprio il neo entrato che va a tre questo calcio di punizione. Pallone sul secondo palo. Una deviazione, c'è l'autorete di Umeki. Festeggia ancora Raimondo, va a battere le 5 con Sebastiano Esposito.
sul calcio di punizione tagliato sul secondo palo, messo in grande difficoltà la difesa del Giappone. Ora rivedremo nel replay di chi è stato effettivamente l'ultimo tocco. Direi con il fianco Umeki. No. Eh no, invece no, c'è l'anticipo di testa da parte di Raimondo, quindi doppietta anche per Antonio Raimondo. Bravissimo nell'anticipare proprio Umeki, mettere alle spalle di Goto. 4. Ecco, vedi sempre questo pallone in verticale e loro con tre passaggi. Ecco il solito Shogai, che qui però si divora il terzo gol alla tripletta personale. Ci siamo ricascati con questo passaggio. Un errore non da lui. Ha controllato benissimo, se l'era sistemata sul destro, però ha calciato alto sulla sinistra a campo. Il passaggio Raimondo, eccolo servito, ancora Raimondo al sinistro e questa volta con la punta del piede Goto evita la tripletta personale del nostro numero 9. Molto bravo Raimondo, molto bravo andare a chiedere questo pallone con questo taglio. E poi quando è davanti alla porta, c'è l'infortunio di Acerbi e Scalvini. La chiamata di Gatti, tanto non arriva qui il fischio del direttore di gara. Ora attacca ancora il Giappone, la girata di Shogai, la presa sicura di Rinaldi. Ha colpito troppo bene questa volta Shogai, ancora una volta però era lì libero di calciare. Sì, ha colpito bene, e rivediamo se c'era lo spazio, tanto il fallo subito dai nostri ragazzi. Se c'era la possibilità della finta, sì, c'era la possibilità della finta, tutta la gara. Pisilli, subito dentro di prima, Tonghia. Esposito, Tonghia ancora sul primo palo, potente con il destro, fuori. Non semplice da ricercare la porta, a meno che un portiere insomma sia molto disattento. Seconda battuta, c'è Umeki, centrale per Yasuda. Oh. Attenzione Yasuda e poi il miracolo di Rinaldi o l'errore grave di Yasuda, dipende dai punti di vista, che solo davanti al portiere calcia addosso al nostro numero 1. Qualche dubbio sulla posizione di fuorigioco. La parte di Yasuda, il suo passaggio, allora riparte ancora il Giappone con il solito Shogai, ancora Shogai. E c'è il gol di chi? Di Shogai. Qui l'errore di Rinaldi sul tentativo di Mikiwaki, proprio il neoentrato che calcia con il destro, un tiro irresistibile, non riesce a bloccare il pallone il nostro numero 1. E allora tripletta per Kento Shogai. Peccato. C'è da soffrire fino all'ultimo. Sì, è andato giù bene con rapidità, però ha lasciato la palla lì. Peccato perché il nostro portiere si è disimpegnato. Esposito recupera il pallone, poi lo gioca dall'altra parte, il colpo di testa tentato da Kuda, non un granché, che poi forse avrebbe anche potuto calciare direttamente in porta. Esposito altruista, possiamo dire così. Nel cuore dell'area di rigore, sicura la presa di Rinaldi. E qua finisce la... arriva il triplice fischio del direttore di gara. Italia che parte bene, almeno per quanto riguarda il risultato. Arrivano i primi tre punti grazie al 4-3 sul Giappone. Cosa dobbiamo prendere di buono da questa sfida, Sabino? Beh, tanto la conoscenza tra i ragazzi. La conoscenza tra i ragazzi è fondamentale. Alla fine abbiamo fatto una buona gara, come abbiamo detto, cose buone, errori, e ci mancherebbe altro, ci può stare tutto in una gara di calcio. Io credo che conoscersi meglio le caratteristiche di tutti eccetera eccetera possa migliorare ancora di più questo gruppo. Allora, in attesa della seconda sfida in programma giovedì a Aubagne contro l'Ucraina, un buon pomeriggio da Luca De Capitani e Sabino Nella e la linea che può tornare allo studio di Francesca Spaziani Testa.